Buongiorno a tutti. Allora, prima di partire ho voluto un attimo mettere in rivoluzione la mia camera. Allora, insomma, ho voluto fare un ultimissimo video così in modo tale che quando ritornerò, perché starò via tipo un periodo, l'ho accennato nell'altro video, ritorno il 10 luglio, e poi vorrei cominciare a fare dei video su alcuni videogiochi, però è meglio che, diciamo, che già sappia al mio ritorno, diciamo su che cosa fare i video. Io mi ero un pochettino informato su come si sarebbero potuti fare, ma è praticamente un casino. Bisognerebbe comprare cavi, cavetti, uffa, adattatori, quindi alla fine penso che lo farò sempre con la cinepresa. Al limite ne compro una nuova, che questa qua con lo zoom è praticamente andata. Che dovevo dire, più niente. Allora, adesso vi faccio vedere alcuni videogiochi che ho, non tutti perché sennò poi ci metto un anno per rimetterli in ordine, ne ho presi alcuni. Allora, adesso ve li mostro, vi dico i titoli e non so, spendo veramente 5 secondi per descrivere ognuno, ma 5 secondi perché non voglio fare un video lunghissimo, tanto questo video non è nemmeno un vero e proprio video, lo toglierò il 10, il 12 o lo tolgo, comunque lo levo dalle classifiche. Mi serve soltanto per capire su quale gioco, diciamo, fare il video. Quindi io adesso ve li illustro, ve li spiego, poi voi nei commenti, senza, di questo video qua, senza prolungarci in descrizione altre cose, scrivete soltanto il titolo del videogioco che magari volete che io spiego passo passo. Ad esempio, che ne so, il primo che mi viene, Assassin's Creed Revelation. Voi lo scrivete nei commenti. Io alla fine che faccio il 10? Leggo tutti i vostri commenti. Conto, diciamo, Assassin's Creed Revelation. Quanti hanno scritto questo titolo? 3. Allora, 3 persone vorrebbero che io facessi un video su quel videogioco lì. E così per gli altri, ovviamente. Chi piglia più voti, diciamo, sarà il primo che illustro, il primo che ci faccio il video. Allora, parto dalla fine. Allora, qui ci sono quelli di Harry Potter che diciamo prediligo, però non sono i soli. Allora, brevemente ci sono. Un'altra cosa. Ho preso solamente quelli per la PS3 per ovvie ragioni. La 2, a parte che la tengo scollegata, quindi dovrei ritirarla fuori, ricollegarla alla TV. Poi non ci sono neanche tanti programmi, diciamo, per copiarla. La 3 attualmente già la tengo messa in postazione, quindi mi viene più facile mettere un gioco della 3, registrarla e tutto il resto. Successivamente lo farò anche della 2, perché per esempio i giochi di Harry Potter ne ho pochissimi per la PS3, li ho quasi tutti per PS2, però ripeto, per ragioni soprattutto di tempo e anche di programmi, mi viene difficile, diciamo, adesso farli per la 2. Allora, per la 3 ci sono questi qui, senza che uso lo zoom. Scusate un attimo. Ok, rieccomi qua. Allora, stavo dicendo, per la 3 ci sono questi qui, della serie di Harry Potter. Ci sono il libro degli incantesimi e il libro delle pozioni, che non sono videogiochi. Allora, che cosa sono in pratica? Sono più che altro dei giochi ricchi di contenuti esclusivi. Mannaggia, santo riflesso, scusate. Ricchi di contenuti esclusivi della J.K. Rowling. Non sono giochi di particolare abilità. Si usa il MOVE e praticamente si esplorano questi due libri della biblioteca di Hogwarts e ci sono duelli e pozioni da creare e contenuti da sbloccare. Poi, no, vado veramente veloce, non voglio farlo lungo, ragazzi. Poi ci sono questi qui, Harry Potter Lego, anni 1, gli anni da 1 a 4 e gli anni da 5 a 7, praticamente hanno riassunto tutti i videogiochi versione Lego di Harry Potter. E le storie sono abbastanza fedeli, sono quasi in versione comica, quindi fanno molto ridere se uno ovviamente ha visto la storia, quel film. E poi ci sono questi due qui, che sono quelli ufficiali, I Doni della Morte parte 1 e parte 2. I Doni della Morte parte 1 quasi quasi non volevo mettercelo perché è quello che mi è piaciuto di meno, però se riceve più voti lo faccio comunque il video su di questo gioco. E poi I Doni della Morte parte 2. E niente, questi sono quelli di Harry Potter. Poi, andando a ritroso, abbiamo Thor, che sarebbe il dio del tuono, e c'è un videogioco su di lui. Poi abbiamo questo qua, che cacchio è? Non me lo ricordo neanche. Che è sto gioco? Ico Shadow of Colossus, questa è una raccolta. Tra
classici HD. Allora, sono giapponesi, però questi qua li hanno riadattati in italiano, forse, boh, non mi ricordo, l'ho preso tempo fa. Comunque, uno, Shadow of the Colossus è un guerriero che combatte contro creature gigantesche, e Ico adesso non me lo ricordo, comunque è qualcosa di simile. Dante's Inferno è un videogioco che sicuramente ne avete sentito parlare qualche anno fa, della Visceral Games. E praticamente ha riadattato la Divina Commedia in stile videogioco, facendo di Dante un guerriero. Poi, che abbiamo? The Last of Us è anche un altro gioco bellissimo, uscito ancora dai creatori di Uncharted, quindi della Naughty Dog, ed è un gioco di sopravvivenza. Parla di una epidemia scoppiata e diffusasi da parte di un fungo, il Cordyceps, che esiste realmente in natura. E quindi si trova la popolazione praticamente decimata, e c'è Joel e Ellie che sono i protagonisti di questo gioco. Poi abbiamo tutti quelli della serie Uncharted, quindi Uncharted 3, 2, mannaggia pure deve cadere qualcosa, e l'1. Uncharted di chi è? Il protagonista è Nate, un lontano discendente di Nathan Drake, un pirata realmente esistito nella storia, e un cacciatore di tesori, quindi questo gioco è un mix fra uno... No, non voglio definirlo uno sparatutto, comunque è di sparatoria e ci sono anche indovinelli da risolvere. Poi abbiamo Tomb Raider, che è questo recente, che è uscito anche questo qui da poco, lo hanno praticamente rifatto ed è... Oddio, sotto certi versi è simile ad Uncharted. E poi ci sono... c'è la raccolta dei Tomb Raider, un pochettino più vecchi, Underwood. Anniversario e Anniversary e Legend. Poi abbiamo Prince of Persia, dal più recente alla trilogia, quindi Spirito Guerriero, quell'altro che era Le Sabbie del Tempo, I Due Troni, Le Sabbie Dimenticate, e questo qui. Poi Assassin's Creed, oddio, avevo detto che dovevo farlo corto questo video, maledizione. Allora, Assassin's Creed. Mamma mia, e mo? Parto dall'ultimo, dai. L'ultimo è Black Flag, il protagonista è Edward, che è un assassino, un pirata. È il nonno di Connor, adesso cerco di collegarli velocemente. Connor è il protagonista del 3, Assassin's Creed 3. Andando sempre più indietro, gli antenati sia di Edward che di Connor, troviamo Ezio Auditore in Assassin's Creed Brotherhood. E Revelation, che è quello lì, e lo troviamo anche nel 2, e Assassin's Creed 1 è incluso in una di queste copie. Allora, il protagonista dell'1 è Altair, tanto li ho nominati tutti. Allora, il primo è ambientato a Masyaf, Assassin's Creed 2 è ambientato a... chi cacchio è, mo' mi arrabbio, vediamo se me lo lasciano finire, zanda pace sto cacchio di video. Allora, stavo dicendo, il secondo è ambientato a Roma, se non sbaglio, se non dico una stronzata. Sì, no, boh. No, il secondo non è ambientato solo a una parte, perché c'è tutta la storia di Ezio, quindi c'è Firenze, vabbè. Revelation è ambientato. Revelation ha la stessa identica cosa, ci sono più sceneggiature. Comunque, Brotherhood, Revelation e due, ora non ricordo precisamente, sono tutti ambientati fra Firenze, Milano, Roma, Forlì e altre città. Poi, Assassin's Creed 3 è ambientato a Boston, New York, e ce n'è pure un altro che non mi sfugge, quindi è ambientato in America, la rivoluzione americana. Mentre Black Flag è l'età dell'oro della pirateria, quindi do cacchio era ambientato? L'Avana, Cuba, quella zona lì, comunque l'età dell'oro della pirateria. E niente, i protagonisti cambiano e chiaramente che cosa fanno? È anche questo un gioco di combattimento. Gli scontri però sono corpo a corpo, c'è la lama gelata, vabbè, penso, dai, penso che conoscete che è Assassin's Creed, comunque. Poi abbiamo Prototype. Prototype 2 ancora non l'ho giocato, quindi però ho preso Suppongo che sia tipo Prototype 1, c'è cioè questo mutaforma, il nome, come cacchio si chiamava? Non me li ricordo tutti, raga, cercate di capire. Alex Mercer, questo era il protagonista, che praticamente vabbè, non vi dico la storia, dai, perché poi se lo scegliete, se vi ho detto già la storia è inutile.
Comunque è un mutaforma, viene mutato e quindi può assumere, il suo corpo può assumere diverse sembianze, tipo le braccia si trasformano in armi, un martello, una spada, una sciabola, una lama e cose così. Poi c'è Invamus, che è il protagonista, aspetta, ci posso arrivare. Ghoul, mi pare si chiama Ghoul. E che fa questo? Questo qui usa l'elettricità, c'è l'1 e il 2, la trama non ve la dico per la stessa ragione. Poi c'è The Amazing Spider-Man, anche questo c'è l'1 e il 2 che sono usciti da poco in concomitanza con i film. E niente, qui sapete più o meno la tipologia di gioco. Poi c'è Darksider che sotto certi versi è simile a... A chi lo dobbiamo paragonare? È tipo Dantes o God of War. Diciamo, la vicenda si svolge nell'Apocalisse, i Darksider 1 c'è guerra e nel 2 c'è morte, che sono due dei cavalieri dell'Apocalisse, due dei quattro cavalieri, e anche quello è un gioco di combattimento e azione. E l'ultimo che ho preso, il God of War, anche qui ce ne sono 6 o 7, c'è il 3 che è il più recente, è lo scontro finale di Kratos, che è un guerriero dell'antica Grecia, tradito degli dèi, e mo se voglio raccontare la storia faccio rotte. Collection invece sono God of War 1 e God of War 2, quindi come è cominciata la storia, lui come ha preso questi poteri che poi ha. Poi questi che vanno ancora più dietro, perché io sono un genio, sono partito dall'ultimo, vabbè. E che narra sempre le vicende prima che diventasse dio della guerra. E poi c'è l'ultimo che... L'ultimo in ordine di cronologia, perché se li vediamo in ordine d'uscita, questo è l'ultimo uscito, però collocandolo, diciamo, cronologicamente è il primo, perché questo narra proprio come lui, diciamo, ha assunto questi poteri, come si è ribellato agli dèi, eccetera. Bene, ora devo fermarmi, se no faccio un video lunghissimo e per caricarlo ci metto 3 anni, allora. Quindi ripeto, prima piglio fiato. Piglio fiato che non mi sono fermato, ho fatto un video veramente lambo che non ci ho capito niente neanch'io. Allora, cosa fate? Se vedete il video e volete, che ne so, volete che il prossimo video che farò, io lo farò su Prototype 2, mi scrivete nei commenti Prototype 2 e al limite ci potete mettere perché volete lui. Però mettete il titolo bello leggibile, perché io alla fine conterò i titoli dei giochi che diciamo mi avete scritto. E chi ha scritto, chiaramente più voti ha ottenuto il gioco e più ci sono possibilità che io faccia video su quel gioco lì. E chiaramente non farò un solo video su quel gioco, specifichiamo, mettiamo che esce, che ne so, dai, mettiamo che esce Harry Potter, uno di questi di Harry Potter. Chiaramente non posso io in un solo video illustrare tutto il gioco di Harry Potter, quindi devo farne più di uno e devo farli abbastanza corti, perché sennò per caricarli ci metto un anno. Quindi farò più video su quel gioco lì, li illustrerò pezzo per pezzo, descrivendo la trama man mano che gioco, finché quel gioco non è finito. Finito quel gioco, ne scegliamo un altro, ne sceglierete un altro. E io sempre in base al tempo che avrò. Ripiglio un attimo piatto di nuovo, sempre in base al tempo che avrò, lo illustrerò. Bene, io fermo qui, vi saluto tutti, mi raccomando, sotto nei commenti scrivete di quale gioco preferireste che io facessi questa specie di video recensione, e niente, ci vediamo veramente dopo il 10 luglio. Mi raccomando, nei commenti scrivete, perché altrimenti faccio a piacere mio. Se poi nei commenti chiaramente vedo che non avete scritto, io dico vabbè, allora scelgo io poi e tagliamo la testa al toro. Io vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.